sui flussi elettorali, intanto voglio precisare, intanto fare chiaramente gli auguri all'onorevole De Luca, e quindi la prima questione. E poi ho fatto una valutazione sul dato e la lettura politica, che per me ha due elementi. La prima, 110.000 voti di differenza, noi abbiamo perso per 50.000, per 2,5 punti. 110.000 voti di distacco solo a Salerno è anomalo, nel senso che evidentemente lì c'è stata un'azione forte, decisa, in difesa del sindaco di Salerno, è una rivalsa tutta salernitana, fortemente incisiva. 110.000 voti sono incolmabili, considerando il dato generale dove noi vinciamo in quasi tutte le altre province, vinciamo a Napoli, vinciamo a Caserta, di fatto vinciamo a Benevento, e c'è un dato piccolo di differenza ad Avellino, ma sono numeri piccoli, e 110.000 voti sono veramente un distacco solo a Salerno, che sono una piccola parte, sono un sesto del dato elettorale, dei seggi elettorali. Evidentemente lì c'è stato un dato totalmente fuori linea, ma lo leggo così, non do una valutazione di anomalia diversa da questa, è un dato politico di reazione, credo, a tutto quello che è avvenuto in difesa del sindaco di Salerno. Quindi Salerno ha avuto questa rivalsa forte nei confronti del dato elettorale. E poi il secondo punto è quello che chiaramente, io ho detto più politico, due liste che stavano con noi e poi sono passate di lì, quindi De Mita e quella che viene più ricordata come quella dei cosentiniani, queste due liste hanno fatto quel 3,5%, tra l'altro a togliere a mettere sarebbe stato un 7, 3,5, considerando che il distacco è di 2,5, diciamo queste due liste hanno determinato una vittoria di De Luca. Però detto questo, io sono orgoglioso di poter lasciare una regione e quindi poi gestirla dall'opposizione, di fare il ruolo dell'opposizione con un bellissimo ruolo, a prescindere da tutto, è di una regione che è con le carte in regola, una regione trasparente, che non ha voluto gestire compromessi, che non ha fatto clientele, e quindi noi guardiamo invece con una certa preoccupazione chiaramente a quello che avverrà nei prossimi giorni, anche il tema di ineleggibilità, perché è un tema poi istituzionale che si pone nei prossimi giorni. La scarsa affluenza che ha penalizzato di più? Ma io non do un gran peso alla bassa affluenza, perché bisogna votare sempre in città, mi pare un tema più nazionale. No, il dato nostro è questo dato specifico di anomalia salernitana con 110.000 voti, il dato è lì, per noi è tutto lì, così come quello l'avevamo messo nel conto, invece quello del trasformismo, cioè di liste che passano da una parte all'altra, che chiaramente fanno una differenza. Un dato 3,5 che poi si raddoppia, insomma, 7 Beh, punti. Se stavano con noi sono 7 punti da togliere, quindi, ma già 3,5 sono sufficienti, perché la differenza è di 2,5 punti, e poi questi 110.000 voti di Salerno, con un distacco a Salerno di 18 punti, quando la linea è più o meno di 2 punti, 1 punto, 2 punti, solo lì c'è un distacco di 18 punti, come vedete, è oggettivamente un dato fortemente anomalo, ma anomalo nel senso di reazione dei cittadini salernitani in difesa del sindaco De Luca, mi pare questo il dato più chiaro. Presidente, c'è poi la vicenda della legge Severino, cosa faremo? Attendiamo intanto siamo in attesa di capire se è vero quello che ha detto De Luca, cioè che a lui non si applica. Quindi se non si applica, bene, inizieremo subito a lavorare, la regione non avrà voti di potere. Se invece, come purtroppo credo possa avvenire, anzi più probabile che avvenga, che invece si applichi la Severina, intanto sarebbe già una cosa negativa aver detto una cosa e fatto un'altra, è venuta un'altra, però mettiamo in conto la buona fede. E in quel caso il problema non è chiaro nei tempi, e quello che abbiamo fatto, il lavoro che abbiamo fatto si può essere compromesso, perché ci sono degli appuntamenti molto importanti nelle prossime settimane che vanno subito risolti e affrontati nell'interesse dei cittadini. Senti, invece per voi avere tanti candidati nella lista degli impresentabili è stato un problema? No, mi pare che sugli impresentabili, sulla vicenda della antimafia, abbia goduto dei benefici in termini di reazione proprio il sindaco di Salerno, perché credo che su questo attacco abbia fatto gran parte della sua reazione a Salerno. Questo è stato un problema invece? Ma no, nel senso che noi quelli che erano i candidati che avevano avuto maggiori problemi gli abbiamo da subito chiesto di ritirare la candidatura, come sapete è avvenuto. È stato un effetto martire secondo lei rispetto a questa cosa? È stato un effetto di azione protettiva nei confronti di De Luca, e quei 110.000 voti si spiegano, quei 18 punti si spiegano molto con questo elemento di difesa, e che ha generato questi 110.000 voti, che sono oggettivamente nel panorama regionale un'anomalia forte se sono concentrati solo su Salerno. Invece, guardando al lavoro del mio governatore, un consiglio per De Luca, da dove ricominciare, da dove cominciare questa sua esperienza in una regione Campania secondo lei? Ma continuare il lavoro di una regione virtuosa, evitare che ci siano
tendenze o tentazioni di compromessi, di clientelismo, di gestione di potere, che quelle sono le cose che hanno rovinato la Campania. Quindi il centro-sinistra purtroppo non ha lasciato un buon ricordo, quindi, ma noi faremo l'opposizione, saremo attenti e vigili a garantire gli interessi dei cittadini campani. Questo lo faremo sempre. Ma io sai, io credo che io farò opposizione, poi questa roba che fare il capo nel capo, io penso di poter guidare con le idee, le proposte, una linea, che è quella linea di coerenza, che deve mantenere la Regione Campania in questo trend, un trend positivo, virtuoso, che la rilancia sul piano nazionale. Questo mi pare un obbligo di tutti. La vicenda Severino sarà uno scoglio duro da affrontare per il Premier Renzi, per il segretario del PD, che ha sempre avuto parole di stima nei suoi confronti. No, mi auguro che si risolva il problema. Io non sono di quelli che tifa per il caos istituzionale, sia ben chiaro. Mi auguro che si risolva in tempi rapidi, a partire dal fatto che, come è stato detto da De Luca, è fiducioso che la Severino non si applichi a lui, quindi non ci sarà vuoto di potere, non avrà la sospensione. Se invece dovesse arrivare la sospensione, come io penso purtroppo, guardando la legge, quindi dando una mia interpretazione della Severino, avremo dei problemi, perché avremo un vuoto di potere che dovrà essere gestito. Questa è una responsabilità sicuramente del governo nazionale. Grazie.